Ciao a tutti lettori e bentornati su The Julie Box. Io sono Giulia e oggi vi parlerò della mia ultima lettura. L'ultimo libro che ho letto è Le assaggiatrici di Rosella Postorino, un libro edito Feltrinelli che ha come prezzo di copertina 17 euro ed è stato pubblicato nel 2018. Rosella Postorino con il libro Le assaggiatrici vince nel 2018 ben due premi. Infatti questo romanzo nell'anno di pubblicazione, quindi nel 2018, ha vinto sia il premio Campiello che il premio Rapallo per donne scrittrici. In questo libro Rosella Postorino narra la storia di Rosa, una giovane ragazza di Berlino che durante la Seconda Guerra Mondiale si ritrova tra le 10 assaggiatrici di Hitler. Come la stessa autrice scrive al termine del suo romanzo, e questo libro è basato sulla storia vera di un'assaggiatrice reale di Hitler, la Postorino viene a conoscenza della sua storia e della sua vita nel 2014, ma non fa in tempo ad intervistarla perché questa assaggiatrice di Hitler muore. Nonostante questo, però, la sua storia la colpisce così tanto che decide comunque di scrivere un romanzo su questo tema, introducendo però un personaggio inventato, un personaggio immaginario che è Rosa. Rosa, la protagonista delle assaggiatrici, è una giovane donna che si è sposata da poco con Gregor e che vive a Berlino. Siamo nel 1943, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, quando il marito di Rosa, Gregor, viene chiamato come soldato ad arruolarsi in guerra e Rosa, per non rimanere da sola, insomma, nella casa dove viveva con il marito e soprattutto per sfuggire alla guerra, decide di trasferirsi dai suoceri. Il romanzo è ambientato principalmente nel 1943-1944. Rosa ha 26 anni ed è rimasta orfana e ha un fratello che è disperso in guerra. Per cui diciamo che già dall'inizio della storia a Rosa rimangono il marito e i suoceri. Si trasferisce quindi a vivere dai suoceri in un paesino più tranquillo della campagna, ma dopo praticamente solo una settimana dal suo arrivo viene intercettata dalle SS che la scelgono insieme ad altre 9 donne, ad altre 9 giovani donne, per diventare assaggiatrice di Hitler. Ovviamente Rosa non ha scelta, deve per forza iniziare questo lavoro e per cui a partire dal suo trasferimento a casa dei suoceri inizia a lavorare come assaggiatrice. Il compito principale delle assaggiatrici, come dice il nome stesso, è quello di assaggiare tutti i pasti che vengono serviti a Hitler, in quanto per paura di possibili avvelenamenti del suo cibo ordina che ci siano appunto delle figure con il compito di assaggiare prima di lui tutte le pietanze che poi gli verranno servite. Queste 10 giovani donne quindi ogni giorno per i 3 pasti, quindi colazione, pranzo e cena, vengono prelevate dalle loro case dai soldati e portate alla mensa dove devono assaggiare i cibi che poi saranno serviti a Hitler. A pochi chilometri dalla casa in cui Rosa vive con i suoceri si trova infatti il quartiere generale dove si nasconde Hitler, che viene chiamato la Tana del Lupo.
ed è proprio qui che le 10 donne vengono portate per assaggiare i suoi pasti. Ogni giorno, più volte al giorno, quindi si ritrovano in questa mensa, sono obbligate a mangiare, ad assaggiare le varie pietanze che vengono loro fornite e sono poi obbligate a rimanere all'interno della mensa controllate per circa un'ora per poter valutare la presenza di eventuali sintomi o reazioni avverse legate al possibile avvelenamento del cibo. Il lavoro di assaggiatrice è considerato un vero e proprio lavoro. Queste 10 donne vengono pagate 200 marchi al mese e considerano questo un lavoro a tutti gli effetti. Nonostante ciò, però, vediamo che all'interno della vita privata di queste donne, che ovviamente ogni giorno poi tornano a casa e vivono una vita apparentemente normale, c'è una sorta di vergogna e nessuna di loro racconta ad altre persone quello che è il loro lavoro effettivo. La trama principale del libro si basa proprio sul lavoro e sul compito che ha Rosa insieme alle altre 9 compagne. In realtà però la Postorino va ad indagare quella che è la vita in generale di Rosa e quella che quelli che sono i suoi desideri, quelli che sono i suoi sentimenti e come vive il periodo della guerra. In particolare vediamo come Rosa molto spesso all'interno del libro sottolinei il fatto che ha potuto vivere poco la vita familiare e la vita matrimoniale, in quanto Gregor si trova a dover partire per la guerra dopo circa un anno dal loro matrimonio. Vediamo come Rosa, soprattutto all'inizio, soffre la mancanza del marito e abbia anche paura per la sorte del marito, soprattutto considerando che ha già un fratello disperso in guerra e i genitori morti. E i toni del libro cambiano particolarmente quando anche il marito di Rosa verrà dichiarato disperso. È proprio da questo momento in poi che Rosa si sente molto persa, le minime speranze che ha vengono completamente perse e lei stessa, che fa un lavoro continuamente a rischio e fa una vita che è più un sopravvivere piuttosto che un vivere, si chiede più volte se ne valga veramente la pena. La Postorino è molto brava a sottolineare tutti quelli che sono i sentimenti e gli stati d'animo della protagonista, tutti quelli che sono i suoi desideri al di là del periodo che sta vivendo, ma è anche molto brava a incentrare tutta la storia sulla figura del cibo e sull'azione del mangiare. Non solo quando Rosa fa l'assaggiatrice e quindi quando Rosa è al lavoro, ma in generale all'interno di tutto il libro, un qualsiasi cibo che viene citato o un qualsiasi momento in cui si sta mangiando e ci si trova a tavola a mangiare, viene indagato e descritto in modo minuzioso dall'autrice, perché comunque riprende quello che è il tema principale del libro. Per Rosa il cibo diventa, anche a distanza di anni, quindi quando riuscirà a riprendersi in mano la sua vita e la guerra sarà finita, per Rosa il cibo rimane sempre un qualcosa di complicato, un ricordo, un qualcosa di così quotidiano ma che al tempo stesso le fa paura. Infatti la protagonista sottolinea sempre come per lei e per le sue 9 colleghe l'atto di mangiare fosse una sorta di rischio quotidiano. Ogni volta che si ritrovavano alla mensa nella tana del lupo rischiavano la loro vita, rischiavano di non poter più tornare a casa
E quello che Rosa sottolinea più volte è il fatto che apparentemente il suo sembra un lavoro quasi inutile, poco faticoso, ma che in realtà il suo rischio quotidiano è come quello di un soldato in guerra, perché ogni giorno potrebbe per lei essere l'ultimo. L'apostolino poi descrive quello che è il rapporto di Rosa con le altre colleghe. Rosa inizialmente si aspetta una sorta di solidarietà tra di loro, visto che sono comunque tutte destinate allo stesso compito e soprattutto agli stessi rischi. In realtà si rende presto conto che questa solidarietà tra le 10 assaggiatrici non c'è, e che anche il loro destino in realtà non è comune, perché molto spesso a ognuna di queste donne viene servito un cibo o una pietanza differenti, per cui Rosa capisce presto che il destino di ognuna di loro è ogni giorno differente e la morte può sopraggiungere per una e non per l'altra. Nonostante questo, dopo molto tempo comunque nasceranno anche delle amicizie, dei rapporti all'interno di questo particolare ambiente di lavoro, la trama avrà un particolare cambiamento, la trama subirà un cambio di registro quando nel 1944 arriverà a lavorare presso la Tana del Lupo Albert, che è un comandante dell'SS che inizierà presto ad avere delle strane attenzioni per Rosa. Albert è il comandante più crudele e severo e violento all'interno della Tana del Lupo, ma Rosa si accorge presto che con lei non si comporta proprio allo stesso modo, e Albert infatti inizierà a ricercare un rapporto personale ed intimo con Rosa. Questa ragazza, che ricordiamo ha soli 26 anni, si troverà quindi a dover fare un'importante scelta. Da una parte teme Albert e non sa cosa potrebbe succedere rifiutando le avance e le attenzioni di una SS. Dall'altra parte comunque spera ancora che il marito disperso possa tornare dalla guerra, e spera di riprendere la sua vita di prima, di tornare a vivere la sua storia matrimoniale, e soprattutto spera di avere dei figli. Il tema della maternità e della ricerca di una gravidanza torna molto spesso all'interno del libro, non solo con il personaggio di Rosa, ma anche con altre sue colleghe. Sicuramente il fatto di inserire Albert all'interno della vicenda, e quindi di farlo diventare un personaggio molto importante per la trama, dà una svolta al libro e va a creare tutta una serie di circostanze che spingono Rosa a dover fare delle scelte, scelte che poi si riveleranno importanti anche per il suo futuro. In ogni caso, per quanto riguarda la trama, mi fermo qui per non fare spoiler e comunque per non spingermi oltre nel racconto. Vi leggo solo due piccoli passi che permettono di capire, diciamo, quello che è lo stile di scrittura dell'Apostolino e i temi trattati in questo libro. Abbiamo vissuto 12 anni sotto una dittatura e non ce ne siamo quasi accorti. Che cosa permette agli esseri umani di vivere sotto una dittatura? Non c'era alternativa, questo è il nostro alibi. Ero responsabile soltanto del cibo che ingerivo, un gesto innocuo, mangiare. Come può essere una colpa? La capacità di adattamento è la maggiore risorsa degli esseri umani, ma più mi adattavo e meno mi sentivo umana. In generale ho apprezzato moltissimo questa lettura, mi è piaciuto molto sia il racconto che, diciamo, mostra la realtà della Seconda Guerra Mondiale e la realtà del nazismo da un
punto di vista completamente differente da quello che siamo soliti leggere ed ascoltare. Mi è piaciuto molto lo stile di scrittura dell'Apostolino. Ho trovato veramente pochi difetti all'interno di questa lettura, per cui complessivamente la mia impressione su questo libro è veramente positiva. Spero che questo breve video vi sia piaciuto e vi abbia suscitato un interesse nei confronti di questa lettura. Vi ricordo che per leggere la recensione completa che ho fatto al libro Le assaggiatrici di Rosella Postorino c'è anche il mio blog The Julie Box, nel quale vado a scrivere un breve articolo per ogni lettura che faccio. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace o un commento e iscrivetevi al mio canale.